Il Festival di Sanremo ha visto ancora una volta brillare le stelle di Il Volo, il celebre trio composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. Con un'ottava posizione di prestigio, si sono confermati tra i favoriti del pubblico, dimostrando che la loro arte va ben oltre le note musicali. Tra di loro, Ignazio Boschetto cattura l'attenzione non solo per il suo talento vocale, ma anche per la vita privata che fa sognare e discutere. Recentemente, il mondo del gossip si è concentrato su di lui, seguendo da vicino la fine della sua relazione con Anna Paola e l'inizio di un nuovo capitolo d'amore con la modella e imprenditrice Michelle Bertolini. Ma è un altro aspetto della vita di Boschetto a tenere con il fiato sospeso fan e non solo. La notorietà internazionale di Ignazio porta con sé non solo ammirazione, ma anche una condivisione di momenti più intimi e, a volte, preoccupanti. Una dichiarazione sciocca ha recentemente scosso il pubblico. Durante un'apparizione a Domenica Live, davanti alla conduttrice Barbara D'Urso e a milioni di spettatori, Boschetto ha raccontato di essersi ritrovato in stato confusionale e di non aver ricordato nulla di quanto accaduto la sera prima. Così non ha perso l'occasione per lanciare un messaggio importante ai ragazzi. Allora vorrei lanciare un messaggio per tutti i giovani come noi: non bevete. O fate come noi, bevete solo acqua. Un mese dopo, un mio amico è andato in quello stesso locale ed è morto in un incidente tornando a casa in macchina dopo aver bevuto. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.